La Torre di Londra, un monumento alla corruzione delle anime, dove nel lontano passato un uomo ottenne il trono d'Inghilterra, seguendo una folle ambizione che lo trascinò al male e al delitto. Egli sfuggì al ceppo del carnefice, ma non poté mai sfuggire agli spettri della sua coscienza. È la notte del 9 aprile dell'anno 1483, la notte in cui Edoardo IV, re d'Inghilterra, morirà. Le voci che il re fosse in punto di morte avevano riempito Londra e il popolo aspettava lo sparo del cannone dagli spalti. Sarebbe stato il segnale che Edoardo IV non c'era più. Anna. Riccardo. Buckingham, caro Buckingham. Dimmi, mio fratello è ancora vivo? La morte è molto vicina, è meglio affrettarsi. Ah. I miei figli, dove sono? Vostra Maestà, non deve agitarsi. Dove sono? Devo parlare a loro. Edoardo, tu porti il mio nome, figlio mio, e porterai la mia corona. Padre... No, lascia parlare a me finché posso. Tu sei molto giovane e io ti lascio una terra piena di lotte e di contrasti. Riccardo... Sire... L'Inghilterra è stata afflitta dalle guerre, Riccardo, e tu sei stato il mio braccio destro. Quello che io ho fatto, Edoardo, l'ho fatto sempre per te e l'Inghilterra. Ma ora bisogna dare pace, Riccardo, e non angoscia a questo ragazzo che presto siederà sul mio trono. Clarence! Tu hai sfidato la morte e hai vinto. Un bel presagio, non è vero, Tyrus? Sì, vostra maestà. Ho mai mancato alla tua chiamata. Questa sarà la mia ultima richiesta, Clarence. I miei figli saranno i tuoi. Tu li guiderai, li consiglierai nel modo migliore per l'Inghilterra. Io ti nomino protettore del regno. Clarence, mio caro fratello. Riccardo... È da troppo tempo che non ci siamo visti. È bello che noi tre siamo ancora insieme. Niente dovrebbe essere così importante da separare i fratelli. Hai scelto molto bene il protettore, Edoardo. In tutta l'Inghilterra non c'è nessuno più saggio del nostro Clarence. Ma non più forte, Riccardo. Però il più saggio. Volevo che tu approvassi. Il re deve riposare. Ce ne andiamo, Tyrus. Vi chiamerò se sarà necessario. Riccardo, tu approvi davvero? Clarence e io siamo vostri figli, madre, al pari di Edoardo. Quello che fa onore a un Plantageneto fa onore a tutta la famiglia. E perché non dovrei approvare? Madre... Non potevamo parlare nelle nostre stanze, perché qua giù? Ah, i lamenti delle donne sono sgraditi alle mie orecchie, Clarence. Sono stato in guerra per troppo tempo ed ho visto troppi uomini morire. E ho sentito il pianto di troppe donne. E non vorresti che una donna ti piangesse? Ah, ma lo farà. Una sola. Mia moglie Anna. Nessun altro, né uomo né donna, arrosserà mai i suoi occhi per Riccardo il Plantageneto. Hai torto. Molti ritengono che sia tu il più grande uomo d'Inghilterra. Quando eravamo ragazzi, la morte per noi non esisteva. Noi eravamo tre fratelli che saremmo sempre vissuti.
Se avessimo saputo allora le vie che avremmo percorso. Gli anni non t'hanno cambiato, Riccardo. Anche da ragazzo tu ti appassionavi alle spade, alle lance, al calore della lotta. Per te un campo di battaglia era un luogo di grande fascino e basta. Non era un campo su cui molti avevano sparsi il loro sangue. E tu il ritratto della saggezza. Quanto eravamo diversi. Eppure il nostro amore reciproco era identico. E quella almeno non cambierà mai. Finché entrambi saremo vivi. Ai campi di battaglia e alla saggezza. E da te, Giorgio, duca di Clarence, protettore del regno. Il mio compito sarà difficile, Riccardo. Mi darai sempre la tua lealtà, Riccardo, e la tua forza. Riccardo, ma che cosa hai fatto? Non è colpa mia, Clarence, ma della scelta di Edoardo. Una volta ti ho portato in questo modo, fuori da un fiume, dopo averti salvato la vita. Lo vedi, Clarence? Che gli anni mi hanno molto cambiato. Il sangue si può lavare. Sei certo che sia morto? Sì. È morto. Lo dovevi fare. Sì. In cantina, il duca di Clarence! Buckingham, sul pugnale c'è lo stemma dei Worthy, la famiglia della regina. Riccardo, tuo fratello è morto, assassinato. Assassinato. Clarence era un uomo che non aveva nemici. Il pugnale ha uno stemma che conoscete bene. È lo stemma dei Woodville. Accusi la mia famiglia. Accusi la tua regina. Io accuso solo questo pugnale e la mano che lo ha brandito, maestà. Sarà una brutta verità per Edoardo da portarsi nella tomba. Vieni, Anna. Non sono ancora morto e già gli avvoltoi colpiscono. Elizabeth, il potere per la tua famiglia è tanto importante. Ti prego, mio caro sposo, credimi, io sono innocente. La tua famiglia ha ucciso Clarence per usurpare il potere a mio figlio. Edoardo, no. Ma Riccardo è ancora vivo per fare da protettore. E lui garantirà che sul mio trono rimanga un Plantageneto, Elisabetta. E non ci vado a Woodville. È ciò che gli uomini fanno ad oscurare il cielo? O invece è il cielo che oscura le anime degli uomini? E io sto ridendo su me stesso perché ho tanta ambizione di diventare re? O sto ridendo di me stesso, di questo malfatto essere che traffica con il male per giungere a un trono? Tu vuoi una risposta, Riccardo? Eh? Tu vuoi la verità? Ho solo parole per giustificare il tuo delitto. Clarence, santissimo Iddio, sei ritornato dall'aldilà. Solo per risponderti, Riccardo.
Clarence, tu avresti rovinato l'Inghilterra. Un uomo di libri non può mai occupare un trono. E neanche un assassino. Ho fatto solo quanto era giusto per l'Inghilterra. Giustizia sarà fatta alla fine, Riccardo, perché tu andrai a morire. Tutti gli uomini muoiono, ma io non prima di essere re. Tu morrai di morte violenta e per mano di un uomo che è già morto. Uno spettro non potrà uccidermi. Il re è morto e tu non vuoi essere re. Clarence! Il vino sostituisce il sangue nelle tue vene. Anna, Clarence è vivo. Il suo cadavere giace nella cripta. Il suo spettro, Anna. Lo spettro di mio fratello era laggiù. Ha tentato di uccidermi. È di questo che ti vuoi convincere. Non ingiuriarmi, Anna, non ingiuriarmi proprio tu. Una pietra è caduta dal bastione e stava per uccidermi. Puoi credere davvero che uno spettro possa farti del male? È stato solo un caso. No. Clarence mi ha predetto una morte violenta per mano di un uomo che è già morto. Un re si costruisce il suo destino e tu sarai re. Sì. Sì, io sarò il re. E tu sarai la mia regina. Ora va a rendere omaggio a Edoardo. Il mio figlio maggiore non è più. Io l'ho fatto. Lui ha realizzato ciò che prometteva e ora è morto. I sogni di Clarence sono morti con lui. In vita sua niente si è realizzato. No, sì, soltanto una cosa. Egli ha conosciuto il vostro amore, madre. Perché lui era capace di ridare l'amore a sua volta. E voi credete che io non lo sia? Credete che anche il mio affetto sia distorto come la mia schiena? Non lasciare che Edoardo aspetti ancora. Addio, fratello. Io invidio la tua pace. Sangue. C'è sangue sulla sua fronte. Vedi, è lì. Io non vedo niente. Che cosa è apparso, Riccardo? Sangue dopo il tuo bacio. Il sangue di Caino. Sangue? Quale sangue? Se non c'è sangue, non lo vedo neanch'io. Sarà stata un'ombra, forse. Un tuo fratello è morto. Un altro è stato ucciso. Come è stato assassinato Clarence? Come Caino trucidò Abele? Io ho portato la maledizione sulla mia casa quando nel mio ventre ti ho concepito. Meglio se fossi morto prima del parto e non avessi mai scatenato il tuo male sulla nostra terra. Sei tu a parlare di male. Tu che m'hai dato la deformità di una schiena storta e di un arto anchilosato. In chi di noi è il maggior male, madre mia? In te che m'hai fatto così o in me che devo sopportarlo? Thank you.
cerchi una parola di comprensione, Riccardo, questa parola forse è verità. Clarence, lasciami in pace. Troverai la tua verità a Bosworth. Bosworth? Che significa, Clarence? Il nome Bosworth non mi dice nulla. Riccardo. Anna! Anna! Lui stava qui. Il vino gocciolava ancora dal suo corpo. Guarda qui, per terra! È il tuo vino? Il mio vino. Riccardo, questi incubi non sono reali. Incubi, dici? Io ti ripeto che stava qui! Mi ha parlato di una... di una verità che avrei saputo. A Bosworth. Qualcuno ti ha visto? Non credo, Vostra Maestà. Tutte queste accuse contro di me, Tyrus, tu le credi fondate? Oh, Vostra Maestà, un pugnale dei Woodville si prende facilmente. E Riccardo farebbe ogni cosa per avere il potere. Perfino uccidere il fratello. Il sangue del fratello per la corona. Un buon affare. Per una mente perversa. L'ambizione in lui è un oceano che non può essere contenuto. Perciò tu sei con noi, Tyrus. Lo sono, milord. E temo che Riccardo sia solo all'inizio delle sue trame. Quindi tu vedi quanto sia importante che siamo tutti uniti. I miei pochi amici rimasti, vi ringrazio. Guardatevi da tutte le insidie e osservate. Ci troveremo presto. Vostra Maestà, Lady Margaret. Buonanotte, Maestà. Tuo padre. Tu devi andare a casa da tuo padre in Scozia. Non sei al sicuro qui. Tu sai che non posso andare. Sì, lo so. Oh, vorrei che non avessi lasciato la Scozia. Ma non ci saremmo mai incontrati. Nessuna paura ora può raggiungermi. Con i tuoi occhi fissi su di me e la tua mano che tocca il mio viso. Il giorno viene così luminoso che sembra non ci sia stata mai la notte. Un buon inizio per il nuovo protettore. Protettore? Ah, sì, noi dobbiamo proteggere bene i giovani principi. Se qualcosa dovesse succedere a loro, il paese sarebbe sconvolto. Eppure io temo che se qualcosa non succederà a loro, il paese sarà sconvolto di più. L'Inghilterra ha bisogno di un uomo che la governi. Può darsi, Radcliffe. Eppure io sono un uomo modesto. Che cosa potrebbe mai succedere ai principi? Milord? Ah, signora Shore, potete scendere. La signora Shore? Sì. Io ho qualcosa in mente che potrebbe essere molto interessante. Io spero di non avervi sottratto ai vostri doveri verso la nostra amata regina in lutto. No, milord. Le mie condoglianze per la morte dei vostri fratelli. Vi ringrazio. Io soffro, ma forse l'Inghilterra soffre di più. Erano grandi uomini. Ma la storia non si ferma. Le pagine continuano a voltarsi. Potreste rendere grandi servigi al vostro paese, signora Shaw. Io? Io non ho alcuna influenza a corte, milord. Voi vi sottovalutate, signora. Dopo la morte di vostra madre, siete l'unica persona ancora in vita che sia stata presente alla nascita dei giovani principi. Questo è vero.
Nei dolori del parto, una donna grida, si lamenta estremamente confusa, non capisce più quello che dice. A volte chiama il nome dell'uomo che le è più caro, spesso suo marito, ma in certi casi l'amante. Io non vi capisco. Con il vostro aiuto, signora Shore, i diritti di nascita dei principini potrebbero essere contestati. Chi crederebbe una così mostruosa menzogna? La regina... La regina non potrebbe far niente. No! Voi difendete dunque una donna la cui famiglia è stata accusata di aver ucciso mio fratello? Milord, posso andare? Non potete! Voi mi chiedete di annullare il diritto di nascita di due innocenti ragazzi? Sì. No? Radcliffe, scorta la signora Shore di sotto. Forse il grande persuasore muto Gelder può convincerla dove la porta la lealtà. No, Milord! Vi supplico! Non mi fate torturare! No! Se cambierete idea, signora, potrete sempre contare sulla mia bontà. No, Milord! Vi scongiuro, non lo fate! No! Su, apri! Ebbene? Nonostante il nostro impegno, rifiuta ancora di collaborare. Signora Shaw, siete contenta di morire qui? O siete pronta a dire quello che vi ho chiesto, eh? Può darsi che sentendo la ruota vi possiate convincere di ciò che è meglio, Gelder. Bella morte, signora Shore. Che uomo siete voi da poter vivere con questa colpa sulla coscienza? Gelder. I ragazzi sono del vostro sangue, figli di vostro fratello. Ciò che dovete fare è solo dire che non sono del mio sangue e questo alleggerirebbe la mia coscienza, non è vero, signora Shore? Gelder. Ah, io non posso farlo! Vi prego, fermatevi! Due altri giri e poi voi mi pregherete di parlare. Gelder! Fatelo fermare! Perché non glielo chiedete voi stessa, signora Shore? Gelder è un uomo molto comprensivo. Ma ne vale la pena, signora Shaw? Temo che sia tardi, Milord è morta. Che peccato. Piace, sì.
Io farò il salto in banco da grande. Bravo, e io verrò a vederti. Sarà il primo salto in banco d'Inghilterra. L'hai sentito, zio Riccardo? Domani qualcuno deve darmi lezioni. Domani aiuterai tuo fratello a imparare le formalità dell'incoronazione. Tu diventerai re. Perché non puoi dare un ordine? Perché non è ancora abbastanza grande, Riccardo. Fino ad allora dovrò obbedire agli ordini. Per questo tuo padre mi ha nominato protettore. C'è qualcosa che non va, zio? No! No, niente, no. Solo le mie paure, le mie apprensioni. Sai, tuo padre mi ha incaricato di farti giungere al potere in Inghilterra tranquillo, Edoardo, con il leale sostegno di tutti i sudditi. E io non ce l'ho, zio. Ci sono certe forze armate su nel nord che finora hanno mancato di pronunciare il loro giuramento di lealtà. Alludete a mio padre? Sì, io alludo a lui, Lady Margaret. Quando la corona sarà salda sul capo del principe Edoardo, quel giuramento sarà fatto e mantenuto. Milord, vi posso assicurare che la lealtà di Lord Stanley è verso l'erede legittimo e non altri. È tutto ciò che noi chiediamo, Sir Justin. La lealtà. Per un re così giovane si è fatto tardi. La rappresentazione mi è piaciuta. Molte grazie, madre. È tempo di andare a letto anche per suo fratello. Signora Shore? Signora Shore? Lady Margaret, li accompagnate voi? Sì, vostra maestà. Vostra maestà, io non vedo qui la signora Shore stasera. È malata. La signora Shore è morta. Come protettore del reame non ho potuto tollerare un tradimento alla corona. La signora Shore è stata giustiziata per questo tradimento. Non c'era donna più fedele nel castello. L'avevo ritenuto sempre anch'io, vostra maestà. Ma quando lei ha riconosciuto il suo crimine non ho avuto scelta. La signora Shore aveva sparso molte voci che i due giovani principi fossero illegittimi e quindi senza diritto di eredità. Questa è una bugia. Non avrebbe avuto ragione per dire una cosa simile. A meno che i nostri nemici del nord non abbiano usato altri mezzi oltre alle armi. Avete giustiziato la donna più fedele della corte senza processo. Dite che i vostri motivi erano lodevoli. Quelli che sospettano il tradimento negli altri dovrebbero prima cercare nei loro cuori la fedeltà. Le voci voleranno su rapide ali. Un bel colpo, milord. Ora non si saprà più a chi credere. I principi sono legittimi o no? Certo, e il dubbio deve essere diffuso di nuovo e sempre. Sarà fatto. Che ne dici di Buckingham? Non ho potuto leggere sul suo viso stasera dopo l'annuncio. Ti pare che segua i miei passi? So soltanto che è un uomo furbo e di molta influenza, che non vorrà limitarsi a seguire i vostri passi. Devo sapere quello che pensa per fidarmi in pieno di lui. Vi porterò un rapporto completo. Sì, e che non sia colorato in base ai tuoi desideri, Radcliffe. Vi ho spaventato, milord. No, tu sei morta. Perché indietreggiate, milord? Non avevate paura di me quando ero viva? Tu sei morta, io ti ho visto morire! Ah! Per un'arma spettrale come questa morirai. Ah! Ve ne andate così presto, milord. Non volete guardare la mia schiena.
non è attraente come quella di una donna dovrebbe essere. In fondo, milord, non è così deforme come la vostra. Non devi burlarti di me. Perché odiate tanto i piccoli principi? Perché ostacolano la vostra ascesa al trono? O perché invece non avete figli vostri che continuino il vostro nome? Hai fatto una scelta, va via e lasciami in pace! La vostra schiena assorta e la vostra gamba zoppa sono così repellenti a vostra moglie da dovervi respingere. Non mi trovate graziosa, milord? Vattene via! Vieni, Riccardo. Rispondi al mio braccio. Tu. Anna! Quando sono stato chiamato, ho trovato Riccardo ancora con la moglie tra le braccia. E nel suo dolore la sua mente vaneggiava. Parlava di spettri e di ombre e di presenze maligne che lo tormentavano. Voleva cercare la verità, ma forse la verità è nella mente di Riccardo. Tyrus, tra le vostre medicine, non ne avete una che schiuda le porte serrate della mente? Vostra maestà, vi sono certe erbe dell'est che possono portare la pace e abbassare le difese del cervello. E a voi non sembra, Tyrus, che Riccardo abbia un gran bisogno di questa pace? Bisogna convincerlo di averne. Chi è che bussa? Sono Tyrus, milord. Vi devo parlare. Tyrus? Che cosa vuoi? Io temo per la vostra salute, milord. La mia salute? Le vostre grida erano così forti che le ho sentite passando da lontano. Le mie grida? Quali grida? Io dormivo. Beh, un incubo può darsi. Sembrava che voi steste lottando con qualcuno, come se fosse con la duchessa. Mia moglie è morta! Che cosa potrei aver temuto nel mio sonno? Io non ho udito altro, milord, ma avrei potuto sentire qualcosa stando più vicino. Tyrus, tu sei una persona istruita, versata in conoscenze negate ad altri uomini. Se gli spiriti maligni vogliono impadronirsi di una mente umana, possono essere sconfitti. Ci sono certi riti per ottenere queste cose. Tu li conosci? Li conosco, milord. Ma per cacciare uno spirito maligno bisogna prima invocarne la presenza. Volete voi sostenere una simile prova? Se devo sostenerla, lo farò. Non posso sopportare questo dolore. Io amavo mia moglie. Milord, venite con me. Prego. Io ti chiamo qui in nome del Signore delle Tenebre, del Principe del Male e del Padrone del Mondo degli Inferi. Io ti chiamo! Presto, milord, entrate nel cerchio. Venite ora, o spiriti neri, e date un segno. Il momento che cercate è giunto. Affrontate i vostri tormenti.
Fate le domande che volete. Gli spiriti risponderanno con le fiamme. Se il fuoco si alzerà, la risposta sarà sì. Se diventerà basso, no. Parlate, milord. Ditemi. Diventerò re? Ditemi ora. Ho ucciso io mia moglie? Bugia! Edoardo. Tu hai ucciso tuo fratello. Tu hai ucciso tua moglie. E quella donna innocente, la signora Shore. Oh, Edoardo. Smetti questi tormenti o perderò la ragione. Aiutami, proteggimi! Io vorrei proteggere i figli del mio seme e tutti quelli che attraverseranno la tua via sanguinosa, Riccardo! Tu non capisci, Edoardo. Io voglio essere re. E io sarò re. Niente mi fermerà su questa terra! Ha tentato di uccidermi. L'hai visto? Ha tentato di togliermi la vita! È stato un incidente, milord. Chi avrebbe potuto farvi del male? Tu... Tu non hai visto mio fratello Edoardo? Io non ho visto altro che un'esplosione, milord. Il resto era nella vostra mente. Difenditi, Edoardo, difenditi! Bravo, sei bravo. Bravissimo! Sir Justin, è molto importante che io vi parli. Continuate finché non torno. No, raggiungete vostra madre e non lasciatela mai. Fate come vi ha detto, tornerò fra poco. Non c'è dubbio, allora. Quei delitti sono stati commessi da Riccardo. Una follia crescente lo ha preso. È come prigioniero dei suoi sogni ambiziosi. Ma è per i giovani principi che ora ho paura. Come possiamo proteggerli? Non qui. Non c'è angolo della torre che sia sicuro. Westminster. L'abbazia, ma certo, è un rifugio. Prenderò io gli accordi e Margaret tornerà in Scozia. Lord Stanley deve sapere dei suoi delitti. Anna. Anna, senza di te non sopporto di stare solo con i miei pensieri. La tortura dei miei sogni fa avvizzire il mio coraggio. Riccardo. Riccardo, ascoltami. Anna. Se hai bisogno di me... Sono qui. No, Riccardo. Vieni da me, dove riposo. Al sepolcro. Svegliami, sposo mio. Svegliami dal mio sonno. Svegliami. 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 Aspetta, Anna. Anna, aspetta! Riccardo, ascoltami. Tu puoi sentire la mia voce, Riccardo. Presto. Vieni più vicino, dove possa vederti. Riccardo! Presto, Riccardo, presto! Prima che il buio ci separi per sempre e io sia solo una memoria remota. Anna!
Mi avevi promesso aiuto. E ne ho bisogno. Bisogno, bisogno, io. Io ho bisogno di te molto più di prima. Anna! Tu non sei morta. Sì, Riccardo. La morte mi ha preso. Hai detto che se avessi avuto bisogno... Non sono forse qui. Anna, io ho bisogno del calore dei tuoi abbracci, ho bisogno della tua tenerezza. Non posso più darti questo, Riccardo. Le mie braccia sono gelide. Non c'è tenerezza nella loro stretta. Anna, sei stata l'unica a darmi l'amore. Dimmi che hai ancora in te quell'amore, Anna. Non posso continuare solo in questo deserto. Allora vieni da me, Riccardo. Anna. Dobbiamo uscire di qui prima dell'alba. Prego, fate presto, maestà. Ti proteggo io. Maestà. Vado io per primo. Tyrus! Eh? Ah, siete voi, Lord Buckingham. Dove andate, vecchio? La mia vecchia età, milord, non c'è bisogno di sonno, perciò spesso giro per la torre nelle ore piccole. Un po' di buon vino aiuta il sonno. Oh, sì, è vero. Ma non è piacevole bere in solitudine, milord. Tuttavia, se volete farmi l'onore... Con il massimo piacere. In camera mia c'è una rara bottiglia che ho messo da parte per un'occasione degna come questa. Non farò alcuna resistenza, Tyrus. Aspettate qui, maestà. Andiamo. Che cos'è? La sala guardie. Indietro!
Andate. Edoardo. Prego, maestà. Edoardo! Arrivala! Edoardo, le guardie! La galleria conduce fino al fiume. Poi correte diritto all'abbazia. Ma mio figlio! Fa come dice Sir Justin. Noi ce la caveremo. Margaret. La carrozza ti aspetta a Old Park Road. Non fermarti mai finché non sei da tuo padre. Maestà, vi prego, fate presto! Vostro cocchiere, Lady Margaret, che peccato. Ho paura che la vostra partenza sarà rinviata. Non ho niente contro di te, Edoardo. Tu sei la vittima di una mente più adulta della tua, che ha il tradimento nel sangue. Siete sicuro che il tradimento sia nel mio sangue, quando la regina è costretta a rifugiarsi a Westminster? La chiesa è una fortezza che non si può espugnare, Sir Justin. Voi non oserete. Nipote mio, io sono responsabile della tua salvaguardia. Non posso farti trovare ancora in una posizione di pericolo. Ma il tuo gesto di stanotte non mi lascia più alternative. Portate il principe alla torre del giardino. Avete perduto il cervello! Il cervello, Sir Justin? Credete che non abbia più la sua forza? Forse avrete più rispetto per la forza dei miei uomini. Portatelo via! Levatemi le mani di dosso, io sono il re! Oh. In circostanze normali vi avrei già fatto decapitare. Ma sul momento la vostra testa ha più valore per me dove si trova. Voglio che portiate un mio messaggio a Lord Stanley nel nord. Quale messaggio? Direte a Lord Stanley che Lady Margaret è mia prigioniera. Margaret. La Old Park Road è molto piacevole di notte, milord. Aggiungerete anche a Lord Stanley che se egli non vorrà giurare fedeltà a me, sua figlia morirà. Quando volete pronto il cavallo, Sir Justin? Partirò domattina. E tu, amico mio, domattina andrai ad avvertire l'arcivescovo che io richiedo la sua presenza qui immediatamente. Hai scelto bene la stoffa, Sartre. Mi piace molto. Grazie, milord. Non toccare la mia schiena! Per prendere le misure. Non posso tagliare l'abito come si deve. Perché no? Forse perché non è la schiena d'un uomo normale? Milord, io non ho detto questo, vi prego. Chi è? Sono io con l'arcivescovo, milord. Va via. Subito. Avanti! Buongiorno, milord. Buongiorno, eminenza. Avete un bell'aspetto. Intrattenere gli ospiti sembra che vi doni. Sono certo sappiate che la regina ha chiesto rifugio nell'abbazia. La regina, sì. E il giovane principe Riccardo ha forse chiesto rifugio pure lui? È un ragazzo. La regina parla per lui. Mio caro Lord Arcivescovo, io solo posso parlare per il giovane principe. Studiando la legge vi accorgerete che quelli a cui è dato asilo devono anche chiederlo, se no bisogna ritenere che chi non l'ha chiesto sia tenuto prigioniero. Milord. E siccome il ragazzo non ha chiesto di rifugiarsi da voi, io devo insistere perché voi rilasciate il prigioniero e lo poniate in mia custodia da mezzogiorno di oggi. La regina vuole protezione per suo figlio. Voi farete quello che vi ho chiesto. O Westminster sarà circondata dai miei uomini e il ragazzo sarà portato via con la forza. Violenza nella casa del signore. Voi non avete i mezzi necessari per impedire tale violenza, sant'uomo. Non mi lasciate scelta, milord. Il ragazzo sarà consegnato in pace.
Ho nuove istruzioni per voi dal Lord Protettore. Sì, Tyrus. Porterete questo documento al Lord Stanley. Il piccolo Riccardo si trova nella torre con Edoardo. Come temevo. Solo Lord Stanley può fermare Riccardo, ma non finché lei è prigioniera. C'è una possibilità. E farete bene a prevenire ogni altro tradimento. Gelder sorveglia Margaret nella cella. Gli ho promesso una pozione che gli ridarà la parola. E servirà allo scopo? Quando l'avrà presa, non importerà più che possa parlare. Manderò una carrozza e tornerò domani a mezzogiorno. Dio vi aiuti. Ora, fuori di qui. E presto. Vi dico, milord, che non c'è momento migliore per impadronirvi del trono. Con Stanley incapace di muoversi, nessun altro si potrà più opporre a voi. E Buckingham è con noi? Beh, io credo che si volterà dove il vento soffia. E se non lo facesse? Allora che la mia incoronazione sia annunciata subito. Tutti i rimanenti ostacoli saranno rimossi stanotte. Tutti i rimanenti ostacoli? Sì. Tutti. È stata pari a quella di un passero tra i denti di una volpe. Così semplice, senza nemmeno una goccia di sangue. Zio Riccardo, l'hai preso tu? Il mio burattino. L'ho cercato da ogni parte. Riportalo da me, ti prego. Edoardo, sei tu? Sei qui? Sì, molto vicino. Sto con Edoardo, zio. Stiamo giocando a nascondiglio. Vuoi giocare anche tu? Abbiamo scoperto un magnifico posto in cui nasconderci. Un posto in cui nessuno ci potrà trovare. Anche da morti voi fate ancora questi giochi infantili? Perché non provi a cercarci, zio Riccardo? Così saprai. Cercarvi? Devi. Fa parte del gioco. Mostratevi a me, ragazzi. Dove siete? Cercaci invece. Vieni, zio Riccardo. Ci devi trovare tu. Così ci ridarai il burattino. Vieni, zio, da questa parte. Lui sorride sempre. Lui sa dove siamo. Ti ricordi la nostra vecchia camera, dove la signora Shaw stava con noi quando eravamo più piccoli? Lei ci cullava per farci addormentare. Ragazzi! Ma ora non ci troverai qui, zio Riccardo. Devi continuare a cercare. Quando ero molto piccolo ti dissi che avrei voluto volare per l'aria, come fanno gli uccelli. E ora posso fare quello che voglio. Siete qui, ragazzi? Perché non provi lungo i bastioni, zio? Potremmo essere lì. Corri, ti stiamo aspettando.
Ragazzi? Ragazzi, fatevi vedere! Io ho il vostro burattino! Zio Riccardo, qui! Eccoci qui! C'è un così bel posticino per giocare! Sì! Sì, potremmo... potremmo divertirci tanto insieme! Sapete, gli altri ragazzi non mi prendevano a giocare con loro quando avevo la vostra età! T'ho portato il tuo burattino, vedi, Riccardo? Sono contento che tu possa giocare con noi, zio, perché non avrai più tempo dopo Bosworth. Bosworth? Che ne sapete voi di Bosworth? Vieni con noi ed avrai la risposta. Presto, zio Riccardo! Sì, vengo. Sì. Sì. Riccardo! Riccardo! Perché mi hai fermato? I ragazzi volevano giocare con me. Avresti potuto ucciderti. Ma volevano che io li raggiungessi. Ora non mi aspetteranno. Vieni, Riccardo. Non mi aspetteranno. Domani c'è l'incoronazione e un pazzo salirà sul trono. Un pazzo, caro Buckingham? Credo che dovreste stare attento a come parlate. La sua pazzia lo porterà alla rovina e quando avverrà noi cadremo con lui. E che vorreste che facesse? C'è un modo per salvarci la testa. Liberare Lady Margaret e i principi e mandarli da Stanley come prova della nostra lealtà. Un'eccellente idea, ma un po' in ritardo. C'è tempo sufficiente. Temo di no, Buckingham. I principi sono morti. Dite le cose come stanno, Radcliffe. I principi sono stati uccisi dal pazzo. Credo che Riccardo sia tanto sano da interessarsi alle vostre opinioni. E che l'Inghilterra non saprà dei suoi delitti? Non dalle vostre labbra. Riccardo, credi di poter distruggere tutto ciò che è contro di te? È stato il vino, il troppo vino a portarmi su per i bastioni, Buckingham. Ma tu hai preferito credere che io fossi pazzo. Ascolta la ragione, Riccardo. La ragione? Eccola qui, la ragione. Insieme ad essa la verità. E quale verità più grande della morte? Riccardo, abbi pietà! Non t'ho dato sempre il mio pieno appoggio! Ah, tu hai creduto di abbandonare la nave che affondava, è vero? Ebbene, io credo che questa sarà la compagnia adatta. Vedi? Ecco! Riccardo! Riccardo! Riccardo, ti supplico! A posto. Riccardo! Mentre tu sarai intrattenuto lì dentro dal tuo ospite un po' affamato, io sarò fatto re. Riccardo! E gli inviti per la cerimonia della mia incoronazione sono stati accettati con sollecitudine? Chi non sta troppo lontano per arrivare sarà qui, vostra maestà. Maestà? Forse è un poco prematuro. Sarà fra un momento. Ah, milord arcivescovo. Per caso la regina vi ha accompagnato? In questo giorno ha preso i voti nel chiostro. Oh, beh, può darsi che pregherà per me. Siamo pronti? Non tutti sono ancora riuniti, milord. Tardano di proposito. Per mostrarmi così il loro disprezzo e io mostrerò loro il mio. Non avrete la mia benedizione per rendere solenne l'incoronazione. Dovrete mugulare frasi sulla mia testa e sulle loro perché io possa sentirmi re? È facoltà della Chiesa confermare e rendere sacro il vostro diritto a diventare re. Mi sono fatto re da me stesso. Voi mi potete benedire, se volete. Ma io benedico l'Inghilterra con le mie stesse mani. Ha, 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 ha
Apri la porta, prete. Il popolo vuol vedere il suo re. Questa ti ridarà la parola, su, bevi. Margaret, le chiavi. Ah, Justin! La carrozza è pronta, non c'è tempo da perdere. Cyrus! No, non aspettate. Andate. Andate se potete. Dio mi aiuti. Questo era il giorno che io avevo preparato per me e per te. Re Riccardo e la regina Anna. Ma tu ancora vivi in me. Tu sei la mia regina. Vostra Maestà, Lady Margaret è scappata. Scappata? Parla, traditore. Da quanto sono andati via? Quanto basta per essere al sicuro? Questo non è stato il tuo primo tradimento, illustre medico. Fingendo di curare la mia angoscia, tu hai messo spiriti malvagi nella mia mente. Sogni, dicevi che erano. Spettri che sono venuti a popolare i miei incubi. Tu hai cercato di condurmi alla pazzia. Io sono morto ormai. Tu respiri ancora. Solo per dire a te che io potrò riposare nel mio sepolcro, mentre tu... E tu? Tu sei morto, medico. E gli spettri che hanno sconvolto la mia mente muoiono con te adesso. Sono libero, finalmente. Conoscerò la pace, ormai. Le vedette dicono che Margaret e Justin hanno raggiunto Lord Stanley e che lui sta radunando i suoi armati da queste parti. Posso? Conoscete quel posto? Non è che un piccolo villaggio sperduto. No. Non l'ho mai sentito dire. Bosworth. Come può gente morta aver saputo questo? Spettri con non più sostanza addosso delle ombre della notte. Non era in loro potere di saperlo. Il futuro non è preordinato. Io dico che ogni uomo può controllare il proprio destino. Vostra Maestà. Perché io rabbrividisco, Radcliffe? Io non ho niente più da temere. Non mi hanno detto quegli spettri che nessuna mano mortale mi può uccidere? Se Bosworth è dove lui si vuole battere, con me che Bosworth sia. Stanley è accampato lì. I suoi saranno riposati. La lunga marcia stancherà i nostri. Che gli inglesi sappiano che hanno un re che combatte. Questi sono i miei ordini. In marcia all'alba.
Porterò l'ordine immediatamente, Vostra Maestà. Il vento soffia da Bosworth. Buckingham! Può una nave affondare sulla terra, Riccardo? E devono i topi scappare? No, non deridermi, Buckingham! Tu annegherai, Riccardo. La terra si muterà in un mare di sangue. Io posso scacciarti fuori di qui. Hai sentito che ho detto? Io posso scacciarti fuori! Ehi! Mi hai sentito? Chi vincerà sono io! Sono io il re! Sarò io a vincere! Il re sono io! Vostra Maestà, è molto urgente! È arrivato ora per corriere dal nord. Il conte di Richmond. Ha passato il canale con un grande esercito e si è unito con Stanley a Bosworth. Bosworth. È chiarito l'enigma. Ora sappiamo quello che significava Bosworth. Vostra Maestà, non possiamo attaccare ora. Dovremmo fuggire? E l'ultima cosa che gli inglesi vedranno sarà la mia schiena ricurva? La ragione non sta con la corona? E allora la ragione trionferà. E Stanley e Richmond si ritroveranno sullo stesso ceppo del boia. Noi ci batteremo. La tua ultima battaglia, Riccardo. Medico! Tu dai prescrizioni dalla tomba? Non dalla mia tomba, ma dalle tombe di tutti quelli che hai torturato e ucciso. I loro spiriti si leveranno contro di te e la tua stessa follia ti distruggerà. Questa spada ha vinto sempre le mie battaglie, medico. E vincerà anche questa! Guarda l'alba, Riccardo. La stessa alba che ora si sta levando sopra Bosworth. La sua luce riempirà i tuoi occhi per l'ultima volta oggi. Guardala a lungo, Riccardo. Senti il calore del giorno, perché poi non ci sarà che una lunga, fredda notte. Il giorno tornerà a sorgere di nuovo per me domani, vecchio, e per i molti, molti domani che verranno. Mi hai sentito? Sarò io a vincere! Thank you.
che sono sconfitto, che io sono rimasto solo qui? Dov'è il rumore della battaglia? Dove sono i vigliacchi che alzavano le mie insegne? È la sconfitta. No. No. No, io dico che è la vittoria. Io sono ancora vivo. Io sono vivo. E tu, sole, tu sei nato stamattina, ma tu stai morendo ora. E Riccardo è ancora vivo per vederti nascere di nuovo e vincere l'ultima battaglia. Dove sono le mie truppe? Noi siamo qui, Riccardo. Noi, tuoi cavalieri e uomini d'arma. Dunque stringetevi al vostro re. La giornata può essere vinta. Siete morti! Maledetti! Restate morti! La morte vi affascina tanto che la cercate due volte! La sua follia è all'ultimo punto. Può aver visto che l'ha condotto a morte. La giustizia.